Quantomeno da questa conferenza qualcosa abbiamo capito. Paolo Fonseca esiste, esiste ancora, è a Milanello, lo abbiamo visto, lo abbiamo sentito parlare, è già un sollievo perché è tipo un mese che era l'allenatore del Milan, era stato presentato senza la sua presenza, finalmente lo abbiamo visto, finalmente lo abbiamo sentito parlare, anche se francamente quello che esce da questa conferenza a me, come al solito, non lascia molto tranquillo, anzi, sarà il mio solito pessimismo, ma ci vedo molte più cose negative da quello che è uscito dalla conferenza di Fonseca e soprattutto di Zlatan Ibrahimovic, che come al solito lì di fianco per metterci la faccia e creare più problemi che altro con le sue dichiarazioni. E quindi, insomma, ora ne parliamo. Vi invito innanzitutto, come al solito, a lasciare un like per supportare i miei contenuti in questo momento che si trascina da un po' di tempo, non molto facile per il Milan. E qualora non siate iscritti, un'iscrizione al canale. Grazie a chiunque di voi lo farà. Ma torniamo a noi. Conferenza stampa di presentazione di Fonseca con, come ho già detto, Ibrahimovic presente, nonché anche conferenza stampa di apertura della stagione del Milan, perché poi di fatto oggi c'è stato un raduno ed è iniziata ufficialmente la stagione del Milan, una stagione che diciamo non parte proprio sotto i migliori auspici. Innanzitutto per le parole di Ibrahimovic che, anche se diciamo lo sapevamo già, ha confermato ufficialmente che la trattativa Zirkzee è saltata. Un film già visto, ma tanti, io come tanti che commento sotto i miei video, sapevano già che questa trattativa sarebbe saltata perché è un po' lo standard delle trattative del Milan. Il Milan si avvicina a un giocatore, è vicinissimo a un giocatore, secondo i giornali, quel giocatore è già del Milan, in questo caso Zirkzee. Si comincia a dire, ah, come giocherà il Milan con Tizio, Kai, eccetera, eccetera, come se fosse già del Milan. Uno si illude, io ormai non più, però tanta gente si illude e dice, ah beh dai, ormai è fatta, cominciamo a ragionare come possiamo migliorare questo giocatore, poi puntualmente arriva la frenata perché la squadra vuole troppo, in questo caso, visto che c'era la clausola rescissoria, il procuratore vuole troppo, è stallo però ancora siamo vicini, però poi a un certo punto lo stallo dura settimane, si inserisce un'altra squadra, se lo prende un'altra squadra. E lato Milan diranno che quel giocatore non è mai interessato, perché alla fine rimarrà questo negli annali. Quando arriverà l'attaccante, perché prima o poi uno dovrà arrivare, visto che Giroud se n'è andato, verrà detto Zirkzee, ma no, noi non abbiamo mai cercato Zirkzee, sono state voci di voi giornalai, non è vero. Quando poi invece Ibra nella sua conferenza di qualche settimana fa aveva confermato che erano insomma in trattativa con Zirkzee, stavano pensando a Zirkzee, ma poi non se n'è fatto nulla a quanto pare, perché oggi Zirkzee ha detto Zirkzee, magari Ibrahimovic ha detto Zirkzee è il passato, passato non c'è mai stato in realtà, ma Zirkzee è il passato e quindi il presente e il futuro sarà parrebbe Morata, perché è un po' di giorni che è Morata il nome più vicino al Milan. Anche qui, come al solito, le trattative del Milan sono sempre da prendere con le pinze, quindi oggi sembra Morata il più vicino, poi magari in realtà non sarà così. Però diciamo su Morata sono sicuramente più possibilista che possa arrivare rispetto a Zirkzee per vari motivi. Costa molto meno, la clausola è 13 milioni e non 40, il procuratore vuole sicuramente molto meno di commissioni, non 15 milioni come il procuratore di Zirkzee. Come ingaggio sicuramente richiede un ingaggio elevato, ma ecco, mi sembra un nome che è più possibile che possa arrivare. Ovviamente sarebbe stato molto meglio Zirkzee a mio avviso, perché Morata, l'ho già detto in un altro video, è un po' il classico nome per spostare il problema. Con Zirkzee tu prendevi un attaccante che è vero che era reduce dalla prima stagione a alti livelli della sua carriera, non era ancora un bomber affermato da 20 gol a stagione, eccetera, eccetera, ma compravi un giocatore con il quale potevi costruire il Milan del futuro, un giocatore buono oggi e se tutto andava bene che poteva essere buono anche per i prossimi 5 anni, per esempio. Con Morata tu metti una toppa al buco, come hai fatto con Ibrahimovic, come hai fatto con Giroud. Prendi un 32enne, non è vecchio, 32enne anche perché io tra un po' ne faccio 31, quindi sei vecchio. Però calcisticamente parlando, un 32enne è un calciatore che ha dato la maggior parte di quello che poteva dare, l'ha dato, sta facendo, può ancora fare degli anni buoni, ma da Morata non puoi aspettarti molto di più di quello che ha fatto finora. È un calciatore che la miglior stagione in termini realizzativi è stata quella passata, con più di 20 gol, o 20 gol esatti, all'Atletico Madrid tra tutte le competizioni, ma più di quello non ti puoi aspettare da Morata, appunto perché è arrivato tanti anni nel calcio che conta, a una certa età, e quindi al massimo può tenere quel rendimento, più o meno, che è un buon rendimento, però
Ma con Zirkzee avevi la speranza di dire: ok, questo è un giovane, ha poco più di 20 anni, è in miglioramento, chissà dove può arrivare. Con Morata non puoi dire chissà dove può arrivare, lo sai dove può arrivare. È comunque un buon attaccante, sì. Nel complesso è comunque un upgrade rispetto a Giroud 38enne, sì. Però Morata risolve il problema, cioè passare da Giroud a Jovic a Morata e Jovic risolverà il problema? Io penso proprio di no. Quindi questa frase di Zirkzee del passato e queste voci di Morata insistente al Milan non mi fanno dormire sonni tranquilli, anche perché soprattutto ci ritroviamo all'8 luglio, giorno del raduno, dove è chiaro come la necessità più impellente della squadra, cioè l'attaccante, non solo non è stata colmata, ma è ancora in alto mare. Perché tu hai sprecato un mese di trattative con Zirkzee per poi non prenderlo. Non è che dici un mese che sei su un giocatore, ma ormai sta per fare le visite mediche. Dici, ok, hai perso tempo, però diciamo avevi un obiettivo e alla fine l'hai portato a termine, seppur perdendo un po' di tempo. No, tu avevi un obiettivo, l'hai portato avanti per un mese quando sapevi che le commissioni erano quelle, hai cercato, non so, sperando che abbassasse le pretese, e poi alla fine, quando è saltato, hai cercato di virare su un piano B che chissà se arriverà. Intanto hai perso un mese. Giocatore che poteva già essere tuo, che poteva arrivare magari al raduno, ok, non era il caso di Zirkzee perché è ancora agli europei, però poteva arrivare sicuramente prima a unirsi con la squadra, a iniziare a lavorare con Fonseca per capire un po' come poteva integrarsi tutto quanto, e invece adesso tu hai perso del tempo e comunque stai virando sul piano B. Io dico, si poteva prendere il piano A, Zirkzee, oppure si poteva virare prima verso il piano B, perché è da un mese ormai che si sa che le commissioni sono quelle. Non ha senso star lì ad aspettare sperando che cambino le cose, secondo me. Però loro vogliono fare così e vedremo, insomma, alla fine chi arriverà e soprattutto quando arriverà, perché ripeto, non è che Morata comunque sta facendo le visite mediche, chissà se arriverà lui o se vireremo sul piano C, D, eccetera, eccetera, chissà quando arriverà. Nel mentre la squadra al raduno l'ha fatto, quindi non dico che c'è fretta, ma sarebbe anche bello che Fonseca iniziasse a lavorare con qualche giocatore in più. Già, la maggior parte sono all'europeo. Almeno quelli che si possono avere, magari qualche nuovo acquisto su cui lavorare, sarebbe una cosa interessante. Ma al di là di tutto questo, ripeto, sul mercato la situazione è questa, la conferenza di Ibra oggi ha detto questo. Sulla conferenza di Fonseca, francamente, ragazzi, ho poco da dire perché non me la voglio prendere con il povero Fonseca, nel senso, non è colpa sua se siede su questa panchina, è colpa di chi sta al comando nel Milan. Però ecco, la sua conferenza francamente è stata un po' banale. Cioè, voi prendete la conferenza di Conte al Napoli, una settimana fa circa, e confrontatela con quella di Fonseca, e proprio c'è un abisso. Poi questo non vuol dire che il Napoli quest'anno con Conte farà benissimo e il Milan con Fonseca farà schifo. Questo no. Però capite che sia a livello comunicativo che a livello di aspettative dei tifosi, di hype dei tifosi verso la stagione, c'è una bella differenza. Di là arriva Conte, un allenatore affermato, un allenatore vincente. E comunque nella conferenza afferma concetti chiari e diciamo mette tranquillità ai tifosi. Di qua arriva Fonseca, un allenatore non affermato, un allenatore non certo vincente, conosciuto come Yes Man più che altro, e ti dice frasi banali del tipo voglio vincere, voglio vincere, voglio vincere. L'ha ripetuto almeno 10 volte, voglio vincere. Capito? Voglio vincere. Spiegaci un po' magari come hai intenzione di vincere. Non ci ha spiegato quale. Possibilmente sarà il modulo sul quale lavorerà. Si dice 4-3-3, ma in realtà non si sa. Lui non, gli hanno chiesto in tutte le salse, lui non ha voluto rispondere. Non si sa che tipo di attaccante vuole. Questo gli hanno chiesto. Abbiamo le idee ben chiare in testa, abbiamo le idee chiare in testa. Ma ovviamente non ha dato nessuna informazione utile. E non si sa. Sì, tra le cose che ha detto che vuole dare più focus alla fase difensiva, lavorando meno uomo a uomo come faceva il Milan di Pioli, cercando di essere più aggressivi. Però insomma ha parlato di equilibrio, cioè ci vuole più equilibrio in questa squadra e su questo sono d'accordo che ci vuole più equilibrio, ma per il resto la fiera delle frasi fatte, voglio vincere, sono andato nel Museo del Milan, ho visto quanti trofei ha questa squadra, ha una grande storia, sì lo sappiamo, lo dicono tutti quelli che arrivano, storia più passata che recente, al di là dello scudetto di 2 anni fa, e voglio vincere, voglio vincere, voglio vincere, questa è, qualunque cosa gli diceva la sua risposta è ma vabbè vedremo, però comunque io voglio vincere, vuoi la seconda stella? Beh, sì, è una motivazione importante, io voglio vincere. Vuoi arrivare in Champions? Voglio arrivare avanti perché io voglio vincere. Vabbè, ho capito. Senza contare che tra lui e Zlatan Ibrahimovic non ce n'è uno che parla in maniera proprio fluente l'italiano, quindi
anche la conferenza un po' complicata da ascoltare, perché certe volte il ripetersi delle frasi tipo voglio vincere è anche dovuto a una conoscenza dell'italiano non proprio, posso dire, approfondita, e quindi alla fine diciamo che tendi a ripetere sempre gli stessi concetti, anche perché non hai tutte le parole a disposizione come nella lingua che conosci bene, la tua lingua madre, diciamo, per poter esprimere concetti più articolati, quindi usi le stesse parole, le solite parole base, eccetera, eccetera. Una serie di cose che non mi hanno convinto granché, anche il fatto che tante frasi hanno dato l'idea di uno che è un po' uno yes man della Serie B, ma poi comunque chiunque arriverà in attacco, a Lille ho anche giocato senza punte, dà un po' l'impressione, no? Che è quello per cui l'hanno voluto i dirigenti del Milan, è proprio che è un allenatore che si accontenta, si adatta e non rompe le scatole come avrebbe fatto un Conte, per esempio, ma insomma lo sappiamo bene questo, è stata l'ennesima dimostrazione. Ma detto ciò, io non me la prendo con Fonseca. È stato messo lì, lui ha accettato e cosa doveva fare, ma non è colpa sua, sei lì, la colpa è di chi ce l'ha messo. Vediamo se Fonseca riuscirà a smentire me e tanti altri che hanno tanti dubbi su di lui. Magari iniziando a lavorare dimostrerà di aver appreso dai propri errori del passato, magari anche dagli errori di Pioli, e riuscirà a costruire un Milan, che al momento è quello dell'anno scorso, meno Giroud, tra l'altro. Magari riuscirà a costruire un Milan effettivamente più equilibrato, effettivamente che subisce meno gol, che riesce comunque a creare tanto davanti e a portare a casa le partite, alla fine ci divertiremo pure, non è detto, eh. Però ripeto che ad oggi, 8 luglio, le aspettative, sia per quello che è stato il mercato, sia per quello che è l'allenatore, la sua presentazione, non mi fanno dormire sogni tranquilli. Poi, sono milanista, come tutti gli altri milanisti, mi auguro che il Milan possa fare bene, quindi da questo punto di vista, forza Fonseca, cioè, ovviamente io spero che lui mi smentisca, spero di arrivare a urlare Fonseca is on fire un giorno, no? Come con Pioli, che tutti eravamo scettici e poi alla fine ci ha stupito. Ma ecco, i presupposti non sono dei migliori, questo va detto. Speriamo bene, ragazzi, le novità di giornata non sono proprio le migliori, ma questo è. E io vi invito a farmi sapere nella sezione dei commenti che cosa ne pensate di tutta questa situazione, della presentazione di Fonseca, dell'addio a Zirkzee, del probabile arrivo di Morata. Vi chiedo ancora una volta un like, un'iscrizione al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!